consumatore post-Covid cambierà le proprie modalità di acquisto, come viene suggerito da più parti, oppure tornerà abbastanza rapidamente alle proprie abitudini? Questa è la prima parte della domanda. È collegata alla crescita dell'e-commerce, che è stata sospinta sicuramente anche dal lockdown, e conferma questa rapida crescita anche in Italia, e quanto pesa sui vostri fatturati? Beh, parto dalla prima parte della domanda, giustamente, che il consumatore cambierà. Sì, certamente qualcuno avrà imparato un po' meglio ad utilizzare gli strumenti messi a disposizione, o che comunque si è dovuto trovare ad avere a disposizione durante il periodo di chiusura. Credo che per quanto riguarda articoli sportivi tecnici o addirittura calzature tecniche, penso che molto presto si tornerà alla normalità, anche perché tanta gente probabilmente si sarà accorta di aver comprato un prodotto che non era esattamente quello che stava cercando. Mi auguro anzi che torni alla normalità, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, le calzature tecniche da montagna, perché per noi è fondamentale riuscire a trasferire certi tipi di tecnicità e certi tipi di argomenti al consumatore finale. È molto difficile riuscire a trasferirli solo ed esclusivamente con delle fotografie, anche facendo dei bei filmati, anche se i miei responsabili del marketing sono molto bravi, però non si può riuscire a dire tutto senza un prodotto in mano, senza poterlo calzare, senza spiegarlo in un certo tipo di maniera. E quindi io credo che il negoziante abbia una responsabilità molto importante da questo punto di vista, e credo che tanti consumatori torneranno, e anzi credo che qualcuno non sia neanche caduto, diciamo, nella questione dell'acquisto online di materiale particolarmente tecnico. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda che mi avete fatto, è relativa al quanto impatta in questo momento. Per noi la vendita diretta, che vuol dire noi direttamente di vendita online, è inferiore al 5%. Non abbiamo una grossa vendita online, proprio perché il nostro prodotto è particolarmente tecnico. È vero che effettivamente, se vado a contare anche dei negozianti che sono principalmente o prettamente venditori di prodotto online, si sposta vicino a un 10% le nostre percentuali. Sono comunque molto inferiori rispetto a segmenti quali fashion o quali prodotti che le persone comprano senza necessità di spiegazioni. E la cosa comunque in ogni caso non mi dà fastidio, intendo dire, perché vuol dire che la gente ha ancora necessità di certi tipi di spiegazioni.